Pochi giorni fa abbiamo ascoltato Nino Sperlì, presidente facente funzioni della Regione, annunciare che il prossimo 28 dicembre procederà con la cerimonia di intitolazione della cittadella Jole Santelli. Lo stesso Sperlì ha tenuto anche a precisare che il cerimoniale rispetterà le misure anti-Covid. Quello che però ha dimenticato di dire è che è del tutto illegittimo l'atto con cui la Giunta prima e il Consiglio regionale poi hanno stabilito tale intitolazione. È quanto ha dichiarato al microfono di RTC un gruppo di associazioni di Catanzaro. Le stesse hanno presentato il 17 dicembre un ricorso al TAR per chiedere l'annullamento di tale provvedimento. Sì, noi abbiamo ritenuto, siamo circa una ventina di soggetti, di associazioni, di intervenire attraverso il TAR, quindi abbiamo già presentato il ricorso al TAR, perché uno, non sono decorsi 10 anni dalla morte di una persona, questa è una legge, non lo stiamo dicendo noi, non si può intitolare una via, uno spazio aperto al pubblico ad una persona se non siano decorsi almeno 10 anni dalla scomparsa, a meno che non ci sia una revoca del Ministero e per motivi di merito nazionale. Due, gli organismi regionali avrebbero dovuto agire solo per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, ma diciamo questo sarà poi il TAR. Noi abbiamo fatto questo atto perché riteniamo che sia illegittimo. Noi siamo addolorati per la morte di Jole Santelli, non c'entra niente la persona a cui si deve intitolare la cittadella. Noi da anni lottiamo affinché la principale sede regionale sia intitolata agli Itali, questo meraviglioso popolo che visse nell'istimo di Catanzaro e che ha dato il nome all'Italia. La Regione, la Giunta e il Consiglio hanno prodotto due atti, a nostro modo di vedere, illegittimi e quindi non abbiamo altra alternativa. Noi ci muoviamo nell'ambito della legalità, che è l'unico strumento, il ricorso al TAR. Il nome prescelto per l'intitolazione del Palazzo della Giunta era proprio Palazzo degli Itali, con ampie motivazioni. E il fatto appunto della scelta che avevano fatto altre associazioni, un referendum che è promosso dal Comune, perché la Commissione toponomastica del Comune l'aveva promosso, che dava ragione a chi aveva proposto il nome di Palazzo degli Itali, per noi ha un alto valore simbolico, perché significa appunto che è un fatto identitario. Credo che migliore possibilità e quindi promuoverlo anche dal punto di vista turistico sia la cosa più positiva per la nostra regione. E tutta la Calabria dovrebbe andare fiera del nome che ha dato all'intera penisola italiana.